Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Wrist Addiction. Io sono Marco Bracca e sono un appassionato di orologi. Scusate la mia latitanza, la mia assenza di settimana scorsa, avevo avvisato su Instagram, ma non ho fatto né il video di mercoledì né quello di sabato. Sostanzialmente mi sono preso tutti i 7 giorni per ideare, comprare i pezzi e infine costruire quello che vedete qui dietro praticamente, e anche la libreria, il nuovo fondale, la nuova location del canale. Il risultato a me piace tantissimo, spero piaccia anche a voi. E volevo ringraziare tantissimo mio papà che mi ha aiutato nella costruzione di tutto questo pannello dietro, che è stato tutto il lavoro fatto a mano di falegnameria praticamente, ed è stato divertente quanto faticoso, quindi spero vi piaccia e grazie papà. Allora ragazzi, nel video di oggi scopriremo insieme il Tissot Gentleman Powermatic 80 Silicium, orologio molto chiacchierato e richiesto da parte vostra sia nella sezione commenti che nelle live. La Maison me l'ha gentilmente mandato in funzione della collaborazione che abbiamo instaurato insieme più di 10 mesi fa ormai. E nulla ragazzi, scopriamo insieme questo orologio che ha delle chicche secondo me molto interessanti, soprattutto per quanto riguarda la cura riposta nei dettagli. A voi il video. E rieccoci qua, è passato quasi un anno dalla mia ultima recensione di un orologio Tissot, era il C-Star, e riguardando quel vecchio video mi sono reso conto di quanto il canale sia cresciuto in questi ultimi mesi, sia per quanto riguarda banalmente i numeri, e per questo vi ringrazierò sempre, che per quanto riguarda la qualità visiva. Sembra veramente un'era geologica fa ormai. Ma chi di voi già c'era all'epoca si ricorderà che con Tissot era nata una collaborazione. Ecco, dopo 10 mesi mi hanno mandato un nuovo orologio, forse uno dei loro lanci più chiacchierati negli ultimi anni, il Gentleman. In tanti mi avete chiesto cosa ne penso, e dopo averlo provato, ecco qua la recensione. Arrivata all'incirca verso la fine del 2019, la linea Gentleman ha colpito il pubblico fin dal primo momento. Ricordo nei primi mesi un'aggressiva campagna pubblicitaria proprio qua su YouTube, negli spot prima dei video. Dal punto di vista mediatico, quindi, il lancio di questo orologio è stato molto efficace. Come ripeto spesso, è lì, sui social network, che le aziende devono investire. Una recensione qua su YouTube, però, è qualcosa di ancora più mirato verso gli appassionati, per avere un parere da appassionato, appunto. Quindi ringrazio la Maison per la stima che dimostrano di avere nei miei confronti e per l'opportunità. In passato ho recensito il Visodate, orologio elegante e molto bello dal mio punto di vista. Ecco, questo Gentleman, anche se in una formula un po' diversa, me lo ricorda, ma rispetto a quel modello è un bel salto in avanti per quanto riguarda la qualità percepita. Prima di riceverlo, quindi guardandolo semplicemente dai render online, devo ammettere che ero un po' dubbioso sul nuovo posizionamento di prezzo di questo Gentleman, che rispetto al Visodate è più costoso. Una volta tirato fuori dalla scatola, però, mi sono reso conto che la cura riposta nella lavorazione della cassa, del quadrante soprattutto, e anche del vetro, sono superiori. La cassa, che misura 40 mm di diametro con 48 di lug to lug, una buona proporzione, fa chiaramente l'occhiolino per quanto riguarda le forme agli amanti di Rolex, alla famosa cassa Oyster. Si somigliano molto, almeno nella parte frontale, la silhouette laterale invece è completamente diversa. Poco da dire, le linee sinuose, compatte e anche eleganti dei classici Rolex come il Date o il Datejust sono sinonimo di versatilità. Apprezzo questa scelta estetica e non chiamatelo homage, anche perché tutto il resto è completamente originale. Questa cassa presenta vari tipi di lavorazione, satinature molto precise nelle parti laterali, interrotte come vedete da ottimi biselli lucidi, seguiti subito dopo da un'altra satinatura sulle anse. Il tutto infine è sormontato da una lunetta liscia tutta lucida. Rispetto alla cassa del Visodate, scusate se continuo a fare paragoni con quell'orologio, ma è in mio possesso, il colore è simile, l'estetica anche, la differenza è lampante ragazzi, là era tutta lucida, ben fatta certo, ma priva di questo impatto estetico ricco di riflessi e sfaccettature. La corona, nella classica posizione ad ore 3, è ben proporzionata, zigrinata, quindi anche comoda, e con logo in rilievo. È a pressione, ma l'orologio è dichiarato comunque resistente fino a 100 metri. Io, mi conoscete, non lo porterei comunque al mare, non nasce certo per quello scopo, ma non avrei nessuna paura magari lavandolo sotto al rubinetto. Passiamo al quadrante. Allora, questa è una nuova versione, per ora disponibile solo con cinturino in pelle. Come vedete, sulla base è presente una croce che lo divide in vari settori. A me personalmente piace tantissimo, gli dà pienezza, ma esistono anche altre referenze che non ce l'hanno, se preferite qualcosa di più minimal. Questo quadrante, ragazzi, secondo me è molto bello, anche qua un bel salto in avanti rispetto al Visodate. È molto tridimensionale per vari fattori, in primis la verniciatura. La base è blu, un blu molto lucente. Si creano vari riflessi muovendo l'orologio, inclinandolo, e questo quadrante può passare da un blu notte a un azzurro molto acceso, tutto in base al tipo di luce che lo colpisce. Veramente notevole.
Gli indici sono veramente curati, basta guardarli per rendersi conto dei vari livelli di lavorazione di ogni indice metallico, un po' come per la cassa. Frontalmente sono tutti satinati e lucidi in modo tagliente sui lati, spiovendo verso il quadrante. Notevole anche qui, poco da dire, questo è sicuramente il dettaglio che più mi piace nell'intero orologio, una cosa che da un render, da una foto su un sito, non può essere percepita. Ad ore 12 troviamo stampato il logo moderno di Tissot, lo specifico perché non è sempre uguale in tutti i loro orologi. Nella linea Heritage, per fare un esempio, è presente il vecchio logo, quello stile vintage. In basso troviamo il riferimento al movimento utilizzato, il Powermatic 80 Silicium, un movimento che ha fatto discutere fino alla nausea, pur trattandosi di fatto di un 2824 con varie modifiche, ma di lui parliamo tra un attimo. Le lancette hanno una forma molto affusolata che va ad assottigliarsi sulle punte. Sono lucide, ma non piatte. Anche qua, giocando con i riflessi, possiamo osservarne la forma, che ricorda un po' quella di una spada. La lancetta dei secondi è fine e lucida. La finestra della data, decorata da una cornice, completa l'orologio. A tanti non piace, altri la adorano. Io semplicemente mi sento di dare un piccolo grande consiglio a Tissot. Fatelo anche no date, così che tutti potranno essere felici e contenti. Davvero, il quadrante di questo orologio è stata una sorpresa gradita, uno dei migliori, a livello di cura, a mio parere, in questa fascia di prezzo. Lo so, non è un sub, ma devo comunque evidenziare la presenza di Superluminova su quadrante e sfere. Come vedete non è moltissima, ma il risultato è comunque piuttosto performante, considerata la conformazione dell'orologio. Questa caratteristica può permettere al possessore di leggere meglio l'ora in situazioni di penombra, ma chiaramente non possiamo pretendere la stessa persistenza di un diver. Il tutto è sormontato da un ottimo vetro zaffiro, lievemente bombato, sembra quasi piatto, con trattamento antiriflesso. Se ricordate, questo dettaglio mancava al VisoDate, che in alcune situazioni di luce poteva risultare poco leggibile. Questo è nitido e non crea distorsioni, perfetto per un orologio che vuole trasmettere un appeal moderno. Secondo me un vetro molto bombato, con distorsioni, non sarebbe stato adatto. Ok, giriamolo e parliamo del movimento. Il Powermatic 80 Silicium di Tissot non è altro che un ETA 2824 pesantemente modificato. La molla del bariletto è stata allungata e la frequenza di oscillazione del bilanciere è stata ridotta da 28.800 a 21.600 alternanze orarie. Queste due modifiche permettono a questo calibro di raddoppiare la riserva di carica, passando da circa 40 ore a 80 ore. Niente male, soprattutto per chi l'orologio non lo indossa tutti i giorni. Faccio un esempio, con questa riserva di carica potrete depositarlo il venerdì, non usarlo per tutto il weekend e il lunedì, riprendendolo e magari andando al lavoro, sarà in orario. Secondo me questa è una manovra migliorativa e basta, poco da dire. Altre due cose cambiano, il sistema di regolazione non è più sulla racchetta, ma direttamente sul bilanciere. Questo porta dei vantaggi enormi per quanto riguarda la precisione di fabbrica, anche i modelli non COSC vanno veramente bene. Questo in 5 giorni, vi dico la mia, non ha perso praticamente nulla. Dall'altra parte però è un sistema complesso da regolare e molto macchinoso durante la revisione da un privato, quindi per questo motivo vi consiglio di revisionarli tra una decina d'anni direttamente in Tissot, che tra l'altro su questi movimenti propone le revisioni a prezzi assolutamente popolari. L'ultima modifica riguarda il materiale della spirale del bilanciere, che come vedete neanche si vede. È molto piccola, con spire molto vicine l'una con l'altra, per questo motivo non è visibile, rimane sotto al ponte. È realizzata fieramente in silicio, come vedete dal logo applicato, che non è plastica, attenzione, quindi finiamola di fare polemiche inutili, secondo me, basate sul nulla. Anche Rolex e Omega, per farvi un esempio, utilizzano questo tipo di materiali da un pezzo. Il vantaggio del silicio è un'elevata resistenza ai campi magnetici, cosa assolutamente non scontata in questa fascia di prezzo. Per quanto mi riguarda, è un movimento che consiglio, preciso a dir poco, affidabile e in un certo senso anche innovativo, tra tante virgolette. Trattandosi di un dress watch, il fondello a vista è una scelta che capisco, anche e soprattutto pensando al target verso il quale questo orologio è destinato, il neofita o comunque qualcuno alla ricerca di un accessorio di qualità, che guardando il movimento potrebbe anche appassionarsi. La nota dolente, perché di questo si tratta, di questo orologio, è il cinturino. Mi dispiace dirlo, ma si poteva fare di più, si doveva fare di più, anche perché il listino è abbastanza sostenuto. È in pelle di mucca, nero, ma è rigido, un po' come quello del vecchio Alpinist, assolutamente non all'altezza dell'orologio, un dettaglio che stride con la qualità percepita. Decisamente qualcosa che va migliorato, e non solamente in Tissot. Per questo motivo devo per forza citarvi la versione braccialata, che non ho provato, ma che con pochi soldi in più, secondo me, è un'altra cosa, più completo come orologio. Se state guardando questo modello e non quello braccialato, è semplicemente per una scelta di Tissot. Mi hanno mandato questo esemplare perché ha il quadrante nuovo, una nuova uscita sostanzialmente.
La chiusura è una doppia deplo a farfalla, molto solida e ben realizzata, semplice tutto sommato, ma con il logo di Tissot inciso con fondo sabbiato. La misura dichiarata dello spazio tra le anse è un po' inusuale, 21 mm, ma vi dico la verità, ho provato un cinturino da 20 ed entra alla perfezione senza gioco. Al polso questo gentleman è molto gradevole, anche considerata la fastidiosa rigidità del cinturino. L'impatto estetico è notevole, anche considerati i 40 mm, che per me rappresentano un po' il limite se si vuole parlare di vera eleganza. Il mio polso, ve lo ricordo, è da 17 cm. Tiriamo le somme. Tissot Gentleman, secondo me, vuole imporsi un po' come l'everyday watch definitivo, almeno in questa fascia di prezzo. 40 mm di diametro sono una misura comoda e versatile. Tanto per cambiare, io lo avrei preferito da 38 mm, ma questo è. Datario, 80 ore di riserva di carica e un'estetica perfetta per ogni tipo di situazione, dal lavoro alla serata elegante, al momento formale o anche per la vita di tutti i giorni, con abiti casual. Se cercate un orologio di qualità, dall'estetica semplice e con la comoda feature della riserva di carica aumentata, dopo averlo provato mi sento di consigliarvelo. Lo paragonavo troppo al VisoDate prima di toccarlo con mano, ma le differenze, una volta presi e provati entrambi, sono notevoli. L'unico vero difetto di questo orologio è il cinturino, devo sottolinearlo. Spero che questa recensione dia l'impulso, l'idea a Tissot per migliorare. Penso servano proprio a questo le collaborazioni. Il prezzo consigliato di questo orologio è di 795 €. Mio piccolo consiglio personale, se siete interessati buttatevi sulla versione braccialata. PS, spero arrivi anche questo quadrante con la versione bracciale in acciaio. Il video ti è piaciuto? Lascia un bel like qui sotto. E che cosa ne pensi della nuova location o di questo orologio? Dimmelo qui sotto con un commento, mi farà piacere leggere la tua opinione, come sempre. Volevo ringraziare, come in ogni video, tutti i miei patrons, i miei finanziatori attivi, ragazzi gentilissimi che spontaneamente mi aiutano a sostenere le spese di questo canale, spese tipo questa, con una donazione attiva su base mensile. Ragazzi, grazie di cuore. E per tutti quelli che ancora non sono iscritti a questo canale, fatelo cliccando questo link. Grazie a tutti e alla prossima.